primi 10 minuti siamo partiti bene, forte. Poi, analizzando la partita, ovviamente, poi è uscita fuori la loro qualità. Il Genova è la squadra più forte di questo campionato, ci sta a sbandare un attimo. Il secondo tempo penso che non c'è stata partita. È successo di nuovo che negli ultimi secondi abbiamo perso una partita. Nelle ultime due abbiamo perso 4 punti. Se le aggiungiamo ai nostri che abbiamo in classifica, stavamo parlando di tutt'altro. Con un entusiasmo che si veniva a creare, una posizione di classifica diversa. Bisogna essere realisti in questo momento. La situazione non è bella. Il Benevento in tutti i campionati di B penso che non ha mai fatto una stagione così. Ma la verità dice che siamo lì. Quindi le strade sono due. O stiamo insieme o andiamo tutti quanti in un'altra categoria. Io penso di dire questo. Già l'ho vissuta in Serie A quando le cose non sono andate bene, ci sono stato male. Oggi ci sto ancora più male, io come tutti i ragazzi che stanno con la testa giù in spogliatoio, ci abbiamo solo da lavorare e tirarci fuori da questa situazione, se vogliamo venirne fuori, tutto qui. La cosa più brutta è puntare il dito. Sappiamo che non stiamo facendo un campionato all'altezza, la situazione in questo momento in classifica non è bella, perché il campionato del Benevento doveva essere un altro. Dispiace questa situazione, ma non solo a me, al presidente Letizia, dispiace a tutte le persone che ogni giorno lavorano con noi. A Roma abbiamo lavorato, il presidente è venuto in ritiro con noi, c'è stato il direttore, il mister con tutto il suo staff. Se qualcuno pensa che il problema sia il gruppo, cioè non ho mai trovato uno spogliatoio così sano e pulito. Ma sicuramente, secondo me, ci stiamo portando dietro da inizio anno, da quando è partita questa stagione che sembrava nascere già storta. Ce la stiamo portando un po' tutti addosso e nessuno sta facendo qualcosa per cercare di scrollarsi addosso questo clima di tensione, di distacco. Arriva sia a noi, e dispiace per vedere i tifosi così, perché i primi a starci male siamo noi. Sicuramente vogliamo altro, cercheremo di far tutto per ottenere altro.